Qual è stato il mio sbaglio? Com'è cominciato tutto questo? Deve essere cominciato quando feci l'amore per la prima volta. Curioso. È come se parlassi di qualcosa accaduto tanto tempo fa, invece... Era primavera. E tutto mi sembrava così innocente, tutto era così bello. Ero sicura che quello fosse il grande amore e che non sarebbe finito mai. Fino a quel giorno non avevo mai pensato a me stessa come a uno strumento di piacere. Ma cominciai presto a comprendere come il mio corpo potesse essere eccitante per un uomo. E mentre le sue mani mi accarezzavano e il suo amplesso mi faceva sentire viva, cominciai a capire il piacere dell'amore. Ma un giorno mia madre ci sorprese nei campi. Mi separarono da lui per sempre e mi mandarono in una scuola di monache, dove sarei stata al sicuro dalle tentazioni e avrei ritrovato la mia innocenza. Che sbaglio di morte. Ormai il mio corpo si era risvegliato alla gioia che poteva dare e che poteva ricevere. E il fuoco che ardeva in me non si poteva più spegnere. Fin dal primo giorno la lontananza da noi cominciò a pesare in un modo insopportabile. Il desiderio mi avvolgeva come un turbine. Il mio corpo gemeva per il bisogno di essere presa. Fino a quando le mie mani non impararono.